un'unica parola per stupire. Ta-da! Eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata di Tada. Oggi il nostro focus, come ogni mercoledì, concentrato su quella che è la salute e il benessere del nostro corpo e della nostra mente. Tantissimi saranno gli argomenti che affronteremo oggi, tutti quanti davvero molto interessanti, perché ci sono anche cose di cui io stessa, quando poi sono andata a leggere la scaletta, ignoravo l'esistenza, e invece siamo piene di sorprese, eh? E oggi quanto mai. Allora, iniziamo subito con la presentazione del nostro studio e dunque dei nostri ospiti. Come consuetudine parto dal nostro salottino e do il benvenuto al dottor Michele Donati. Buonasera a tutti. E con lui parleremo proprio di questa cosa che mi ha particolarmente sorpreso, l'ipnosi in odontoiatria. Non credevo potesse esistere e invece ce lo spiegherà naturalmente il dottor Donati. Molti VIP, si legge sui giornali, si seguono un po' le loro vicende su internet, sui social, ricorrono all'ipnosi, alla terapia dell'ipnosi, per ovviare a diversi problemi di salute. Noi vi abbiamo preparato un servizio e poi affronteremo l'ipnosi dal dentista. Non vi pare possibile? Invece è molto possibile il servizio e poi torniamo qua insieme per commentarlo. A sentire tutti quelli che sono i benefici, no, anche dai VIP, devo dire che l'ipnosi è stata veramente una bella scoperta, anche se è una pratica abbastanza antica. Però noi oggi parliamo con il dottor Donati dell'ipnosi in odontoiatria, che non avevo francamente mai sentito. E allora, dottore, che cos'è, cosa non è l'ipnosi? E quali sono poi le finalità per le quali naturalmente viene impiegata in questa branca della medicina? Buonasera a tutti, intanto è bene appunto fare chiarezza, perché innanzitutto è bene spiegare cosa non è l'ipnosi. La maggior parte delle persone, e soprattutto anche i pazienti, si presentano alla mia attenzione, alla mia visita, hanno una concezione dell'ipnosi che è sbagliata, perché è un'ipnosi che deriva da un'ipnosi da palcoscenico, nella quale l'unica finalità è quella di sorprendere, di creare stupore nella coloro che guardano. L'ipnosi medica invece si pone un fine ben diverso, che è quello di andare a riprodurre nel paziente uno stato di estremo benessere psicofisico, in modo tale che l'operatore possa lavorare in tutta tranquillità, dando il massimo a livello della prestazione clinica. Sarebbe molto più facile per me spiegare cosa è l'ipnosi non utilizzando la parola ipnosi stessa, perché questa crea spesso confusione nelle persone, a causa anche della sua etimologia, perché derivando dal greco che è ipnos, che significa sonno, soltanto sentire pronunciare la parola ipnosi, molti pensano che una persona sotto ipnosi possa cadere in un sonno profondo dal quale non è in grado di risvegliarsi, oppure che possa perdere completamente il controllo di sé e che il terapeuta possa costringerlo a fare o dire delle cose al di fuori della sua volontà. Niente vero, l'ipnosi medica assolutamente è tutt'altro, perché sotto ipnosi caratteristica fondamentale è che si rimane coscienti e non si ha amnesia di quello che succede, anzi i sensi sono particolarmente accentuati. È semplicemente l'ipnosi una capacità che tutti noi abbiamo, ma non sappiamo di avere. Tutti noi durante il giorno abbiamo circa 5-6 momenti di autoipnosi nei quali la nostra attenzione è distaccata dalla realtà. E cos'è l'ipnosi? Praticamente non è altro che la nostra capacità di creare immagini mentali, immagini che possono essere anche così forti, grazie alla nostra concentrazione e focalizzazione, tali da creare anche dei sintomi a livello fisico, quindi delle sensazioni di benessere o anche di dolore, perché no, a seguito della paura. Io faccio sempre due esempi ai pazienti per spiegargli quello che gli succede nella vita quotidiana, e sono ad esempio quando guidano la macchina da casa al posto di lavoro, oppure durante la lettura di un libro. Un libro è semplicemente dell'inchiostro stampato su delle pagine, ma l'esperienza che ci trasmette il libro è tutt'altro. Il libro ci fa immergere in un mondo nuovo, facendoci vedere paesaggi, persone,
e letteralmente il libro ci ipnotizza a tal punto da poterci far sorridere o piangere dall'emozione. E in quel momento, mentre leggiamo il libro, il tempo scorre in maniera diversa. Spesso c'è una percezione del tempo che va verso la contrazione, quindi siamo 2 ore lì che stiamo leggendo il nostro libro e la nostra percezione è che in realtà siano passati soltanto 20 minuti, mezz'ora. E anche tutto ciò che succede intorno è offuscato, è più lontano, perché il nostro focus è come fosse un po' l'occhio di bue a teatro, certo. È spostato da un'altra parte, quindi magari mentre leggiamo nostra madre ci chiama perché la cena è pronta e noi all'inizio non rispondiamo. È finalizzato insomma a quel momento lì. Sì. Ecco, in odontoiatria perché si utilizza l'ipnosi che lei abitualmente sì. utilizza insomma per alcuni pazienti? Allora, l'ipnosi è stata veramente una bellissima scoperta perché ha semplificato la vita soprattutto a me e di conseguenza anche ai miei pazienti. Ha reso tutto molto più semplice e veloce e viene utilizzato per i pazienti odontofobici, quindi che hanno paura del dentista, agofobici, che hanno paura dell'ago e quindi dell'anestesia, o anche semplicemente che hanno paura del dolore perché hanno avuto esperienze in passato. E questo fa sì che il paziente semplicemente attraverso le parole, il mio aiuto, riesca a riottenere una sensazione di benessere psicofisico che mi possa permettere di curarlo. Quindi io non faccio altro che guidarlo in qualcosa che lui sa già fare da solo, ecco, è che non lo conosce. Non è che non si utilizza l'anestesia? Vogliamo chiarire un attimo il concetto, perché uno potrebbe pensare, cioè, fa l'ipnosi e l'anestesia. Ok. Ciao. Possiamo no. anche indurre l'anestesia attraverso l'ipnosi, però in odontoiatria ha poco senso, perché fare un'anestesia locale è veramente un procedimento semplice e soprattutto indolore se fatto correttamente. Quindi non ha senso andare a fare un'analgesia attraverso l'ipnosi, almeno che non ci siano dei rarissimi casi di intolleranza agli anestetici, ma sono veramente rari. Allora, stiamo vedendo sul nostro schermo delle immagini di una bambina che evidentemente Sofia. Alla quale è stata una tua paziente, alla quale è stata fatta un'ipnosi sì, prima sì. di... Questa bambina si chiama Sofia, ha 11 anni, all'epoca aveva 11 anni un anno fa, doveva togliere un dente deciduo, tutto rotto, e quindi aveva paura, è arrivata già che piangeva. Polina. E allora la prima domanda che gli ho fatto è... dove sarebbe voluta andare al di fuori di questa stanza, quindi se io gli avessi dato la possibilità di uscire dallo studio dentistico, quale sarebbe stata la cosa più bella per lei? E lei mi rispose: vorrei andare a casa a giocare con il mio cane. E così ho fatto, praticamente l'ho mandata attraverso l'ipnosi a casa sua a giocare con il cane, e questo mi ha permesso di poterle togliere il dente in assoluta tranquillità, senza che la bambina si sia accorta di niente, e era felicissima. Infatti, come vediamo nelle immagini, finita la deinduzione, quindi nel momento in cui l'ho riportata nello studio dentistico, era così commossa che è uscita anche una lacrima. E non era una lacrima di dolore, no, o nemmeno di paura, anzi era estremamente rilassata. Perché... questo va detto, anzi, spesso durante la seduta di ipnosi può succedere di vedere il paziente sorridere o piangere, ma è un modo di esternare le emozioni. Ad esempio, piangere può essere dalla felicità di rendersi conto di riuscire a fare un qualcosa che credevano impossibile. Un limite, sì, di aver superato quello che è un limite, sì, sì, perché sì. insomma aver paura anche del dentista o comunque sia è un... limite. Sì. Ce l'hanno in molti, questa paura del dentista, però devo dire, non lo so, sarà lei dottore, ma sono abbastanza rilassata anch'io. Mi avrà mica ipnotizzato. No. No, scherzo. Poi dopo parliamo di altre cose che okay. riguardano naturalmente il suo lavoro e soprattutto come si fa a interrompere l'ipnosi, perché insomma penso che ci sia ovviamente tutto anche un procedimento atto a indurla e atto naturalmente a interromperla. Grazie per il momento. Grazie. Ritorno al centro del nostro studio, perché ritorno adesso nel nostro salottino a parlare con il dottor Donati, perché abbiamo parlato dell'impiego dell'ipnosi proprio dal dentista. Sembrava impossibile,
ma invece abbiamo pure visto che così impossibile non è, anzi che qualcosa di molto sicuro che apporta benefici non solo al professionista che va a eseguire con più tranquillità quello che è un intervento sul paziente, ma anche al paziente stesso che è molto più rilassato, molto più tranquillo, molto anche più disposto nei confronti del trattamento dal dentista. Immagino che l'ipnosi abbia tutta una procedura, sì, anche per quanto riguarda il suo termine. Sì, ha una procedura che comunque non va a modificare la durata del trattamento, quindi se per un appuntamento io mi programmo un'ora, non è che se devo farlo sotto ipnosi mi prendo più tempo, quindi il tempo rimane il solito perché durante lo stato di ipnosi il paziente non si sciacqua mai, non si muove, quindi sta immobile, quindi il tempo che io impiego inizialmente, quei 5-10 minuti per indurre l'ipnosi fino allo stato più profondo, lo recupero poi lavorando perché non ho tempi morti. Chiaramente poi la deinduzione, quindi il ritorno al mondo reale, avviene in maniera graduale, sempre per essere piacevole, perché in quel momento il paziente, mentre io lavoro, è con il suo pensiero in un posto per lui bellissimo, il suo posto più bello al mondo, che può essere una spiaggia, un posto di montagna d'inverno, d'estate, anche semplicemente a casa a cucinare magari per qualche signora, oppure per i bambini a giocare con gli amichetti in un parco. E quindi chiaramente il ritorno deve essere fatto in maniera graduale affinché possa essere una cosa lenta e gradevole. Una cosa molto importante è che, essendo sotto ipnosi tutti coscienti, il paziente è in grado di interrompere la seduta in qualsiasi momento, quindi se ci dovesse essere qualcosa che lo disturba, il paziente può autonomamente uscire. Io gli dico sempre che non vi preoccupate, anche se dovessi morire durante la seduta, voi vi riprenderete da soli. Quindi questa è, diciamo, una piccola accortezza, una piccola, sì, rassicurazione. Ecco, l'ipnosi ha una sua legislazione anche in Italia e poi anche in altre parti del mondo, quindi è una legislazione sia meramente italiana ma anche a spettro internazionale. Parliamo un po' di quella che è la legislazione in vigore attualmente in Italia. Okay. C'è qualcosa, non c'è qualcosa, se sì cosa c'è? Purtroppo in Italia sotto questo aspetto siamo un po' indietro, d'altronde se a 2 mesi abbiamo votato e ancora non abbiamo un governo, non ci dobbiamo meravigliare. Ecco, sì. O comunque meravigliare. Non ci dobbiamo meravigliare se siamo un po' indietro anche per quanto riguarda la legislatura sull'ipnosi. All'estero, ad esempio negli Stati Uniti, è dal 1979, quindi da quando sono nato io, che esiste il profilo dell'ipnotista, il quale è una figura sanitaria che può andare a operare sia in struttura privata che all'interno degli ospedali, aiutando i pazienti anche come coadiuvante alle terapie farmacologiche tradizionali. E addirittura dal 2004 anche persone non mediche possono esercitare la professione dell'ipnotista anche in ambito ospedaliero. In Europa, sia in Francia che in Inghilterra, esiste anche lì la figura dell'ipnotista, che chiaramente ha un ordine e tutto un profilo di formazione, mentre in Italia non esiste niente di tutto ciò. Quindi, essendo però all'interno della comunità europea, ci sono state delle norme che dicono che dove un paese nel quale non esiste un profilo professionale, che però è all'interno della comunità europea, se un lavoratore, ad esempio, inglese che ha la qualifica di ipnotista può lavorare in Italia in quanto gli viene riconosciuta la qualifica ottenuta in Inghilterra. Però manca per noi italiani, che abbiamo studiato in Italia e ci siamo formati in Italia, una nostra legislatura. Quindi una cosa in purezza, una legislazione, sì, proprio in purezza, una normativa ad hoc fatta per chi naturalmente ha ricevuto questa formazione all'interno del territorio italiano. Tra l'altro, sì, purtroppo in Italia viene anche citata l'ipnosi in maniera sbagliata nel codice penale, sia nell'articolo 613 che nel 728, perché l'ipnosi viene equiparata all'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche, dove sappiamo benissimo che se uno fa utilizzo di alcol o di droga, lì sì che perde il controllo di sé, mentre sotto ipnosi assolutamente no. Quindi peggio ancora. Quindi è importante, diciamo, sottolineare quelli che sono i limiti, no? I limiti anche della nostra legislazione in merito
perché oggettivamente figurarsi se un medico la farebbe mai, un medico su un bambino, insomma, se ci fossero rischi o se fosse equiparata non ci sono assolutamente a una droga o a, diciamo, al bere troppo. Grazie allora, grazie, bellissima questa cosa, sono molto affascinata, chissà, la prossima volta che mi devo togliere il dente del giudizio, poi farò ipnotizzare, che sono stata un quarto d'ora.